E rieccoci dalle parole ai fatti. Quindi passiamo. Vediamo bene le lunghezze. Siamo una bella lunghezza, eh? Da quando siamo insieme, a parte quando ci siamo conosciuti, non ci sono mai state No, queste non li ho mai avuti così lunghi. lunghezze. Quindi abbiamo detto, qui, Sì. quindi oltre le spalle Sì. ancora. Va bene, noi andiamo a iniziare. Questo inizio sarà una lunga storia, eh? Cioè, praticamente il Signore degli Anelli ci fa una pippa, praticamente saranno tanti passaggi, ma noi li facciamo. Se avete il piacere di seguire questa storia, questa epopea, va bene, se no fa lo stesso. Noi andiamo avanti comunque. Allora, facciamo la ciocca base, la lunghezza. Quindi abbiamo detto qui. E avete, c'è il video e testimone che lei ha detto qua. Allora, si parla tanto comunque delle clienti che vogliono, pretendono. Parliamo dei parrucchieri che Parliamo di hanno parrucchiere. una visione diversa delle misure. Sì. Un centimetro, ta, così, rasata. Che Allora, caspita. sotto questo aspetto, in parte ti do ragione anche, eh? Nell'altra parte, volendo fare un discorso, diciamo, vago e vario, io ho sempre un po' criticato il parrucchiere, appunto, che quando dici una spuntatina ti tolgono via 20 centimetri di capelli. Che assolutamente, calcolando che se hai un negozio, il negozio deve essere mantenuto. Quindi, se tu a una cliente fai un taglio dove ti ha chiesto una spuntatina e tu gli tagli 20 centimetri o 10 centimetri di capelli, assurdo, perché se gli fai la spuntatina, la cliente dopo 20 giorni o un mese ritorna per mantenere in forma la spuntatina. Se tu tagli, beh, e magari fa anche un riflesso, fa la piega comunque, fa un trattamento, è business. Se invece gli tagli via tutti quei capelli, riesci, uno vabbè di perdere la cliente, che può succedere, quello è un po' più. E poi se non la perdi, la rivedi comunque dopo un minimo 6 mesi, che proprio da un punto di vista commerciale non sta né in cielo né in terra, è controproducente, però è un pur parlé. L'ho sempre detto, anche quando facevamo le giornate con i parrucchieri, c'era qualcuno che aveva quest'indole di forzatura, chiamiamola così. Magari qualcuno che adesso ci sta seguendo, di quelli che quando dici spuntatina rasa tutto, ci sta, i gusti sono gusti, però bisogna anche rispettare le esigenze altrui, Le esigenze, anche il i saper gusti. portare e il poter portare un determinato taglio, che poi va bene su tutto, un taglio, un vestito, un trucco. Adesso ormai ognuno deve fare ciò che vuole, non più ciò che sta bene, anche lì sono punti di vista. C'è la verità, non, anzi, chi dice di avere la verità in tasca normalmente non ha tutta la mia stima. È anche vero che adesso si passa da un eccesso all'altro, dal non poter dire magari a una cliente: guarda che se hai l'orecchia sventola, che sempre la Coppa UEFA, fare un taglio corto con le orecchie a vista non è forse il taglio più adatto a te. E c'è subito quello che dice che è una discriminazione. Diciamo che il buon gusto tante volte
viene un po' messo da parte, poi ognuno dice, Ma fa non è quello che tanto una vuole. questione di buon gusto, cioè, non È so anche neanche io. intelligenza. Cioè, a volte è come se io, che sono alto, cioè sono basso, 1,71, avessi voluto giocare a pallacanestro con nell'NBA. Cioè, qualcuno mi avrebbe detto, ok, ti piace la pallacanestro, ma non potrai mai diventare un campione e andare a giocare in NBA perché quello più piccolino, quello più basso, è 2,05 m. E non era proprio la mia, diciamo, la mia attività più adatta. Però è un pur parlare, si sta a chiacchierare, proprio chiacchiere da salone, quando vai dal parrucchiere, dalla parrucchiera, e si chiacchiera del più, del meno. Ormai non ci sono quasi più le riviste di una volta, di spettegules, perché sono tutte attaccate al telefonino, quindi spettegolano dal telefonino. Una volta c'erano le riviste dove avevi l'occasione di sentire un po' di fatti altrui. Adesso non ci sono neanche più le riviste, cioè stanno chiudendo anche le edicole. Allora, vediamo un po'. Diamo un minimo di volume alle punte, perché comunque il capello della Divina Oetrea è abbastanza sottile, quindi c'è Infatti, a me sono bisogno. sempre piaciuti i tagli molto scalati, ma che io non posso portare, perché ho un Perché? capello sottilissimo e poi sembro veramente senza capelli. Cioè. A volte è un controsenso, perché anche lì a volte si sentono consigliare, ah, il capello fine devi fare uno scalato, super scalato. Allora, lo scalato, super scalato, diciamo che sul capello fine e con una quantità non eccessiva di capelli diventa controproducente, perché togli massa, togli quantità. Normalmente lo scalato rende molto bene su un capello folto e spesso, dove si crea volume, dove si crea parecchio movimento. A volte diventa una necessità, perché come c'è il problema di avere pochi capelli e poco volume, c'è chi ha tanti capelli e tanto volume, e naturalmente si sa, specialmente sulle donne, ma non solo sulle donne, che se uno ha tanti capelli e tanto volume vorrebbe avere il capello liscio e molle. Chi ha il capello liscio e molle, dritto come uno spaghetto, vorrebbe il capello con tanto volume e tanto movimento. È un classico. E i parrucchieri si sono anche arricchiti negli anni 80, 90 con le permanenti, anzi, il parrucchiere può dire tranquillamente che la miglior cliente è quella che vuole il risultato il più lontano possibile dalla realtà del suo capello, perché ha bisogno di supporti. Certo che se uno dice, ah, col capello dritto e liscio, a me piace il carré, fa solo il taglio e arrivederci, grazie. Ma se una con il capello crespo o riccio dice voglio un bel carré dritto modello cinese o Cleopatra, cioè una cosa dritta geometrica, naturalmente il parrucchiere per ottenere quel risultato aveva bisogno di un supporto tecnico, quindi stirature, A me ad esempio pieghe, il piastre. taglio mi piaceva moltissimo, il taglio alla Valentina, Il Crepax. però avendo capelli sottili sottili, in più avendo tante rose, non era possibile perché qua mi si alzano in modo incredibile. Anche col capello, è il capello incavolato. Allora, com'è? La lunghezza è questa? Sei sulle spalle. No, taglia ancora un altro po' perché sennò poi fa effetto ondina. Va bene. Avete visto anche voi, ci sono le immagini. Lei ha messo il dito qua, quando è. Allora, d'altra parte, come si suol dire, come io dico sempre alle mie clienti quando si fanno dei cambiamenti, quando si fanno delle innovazioni e dove la lunghezza ha
ha una certa, diciamo, importanza, meglio lasciare lungo, perché tagliare si può, allungare no, come in questo caso. Cioè, se io avessi tagliato un centimetro in più, magari la cliente, in questo caso la simpaticissima Altea, avesse detto no, io li volevo più lunghi, alla fine, allora aspetti. Ah, non riesci ad allungarli? No, anche perché ti facevano miracoli, è finito male, 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 male. Vabbè, però un buon parrucchiere deve sapere allungarli. Beh, ci sono l'extension, vedi? No, no, e no, e no, no. Paghi e ti fanno l'extension. No, io li voglio lunghi naturali. Sì, e io voglio vincere al Super Enalotto. Ok? Poi ognuno ha le sue fantasie, diciamo, finché sono a questo livello, penso che sia una fantasia abbastanza in voga di vincere il Super Enalotto. Poi non andiamo in altre fantasie, che ci mettiamo in un, ci infiliamo in un ginepraio. Allora, procediamo. Togliendo il centimetro in più, qui naturalmente tante tecniche, quelli che hanno tanto tempo, che hanno voglia, che comunque dipende dalla scuola, anche dalla, di estrazione, chiamiamola così, si fanno tutte le divisioni, si apre il capello in mezzo, si fanno le cose, si scende paro paro. Sul capello di Sabrina, di Altea, si può assolutamente anche procedere in questo caso, e sapendo che comunque, come ho detto prima, il nostro è un video di partenza, non di arrivo, quindi piano piano si arriverà magari a delle lunghezze un pelino più corte, possiamo procedere anche in questo modo. Proprio tagliando quello che risulta in eccesso. Prima andiamo poi a dare un minimo di degradazione alle punte per non avere l'effetto scopino. In questo modo. Rimane comunque, quelli che mi piacciono comunque, li abbiamo già fatti anche come tagli, li abbiamo già proposti, uno di quei tagli che io trovo in parte geniale, nel senso che si può dar luogo a un taglio fetish, quindi è una lunghezza che arriva fin qua, vuol dire che io volendo posso anche avere sotto una nuca rasata e rimane coperta, quindi anche per chi per problemi di lavoro, per problemi di visibilità, non può azzardare tagli un po' troppo evidenti, che stridono su quello che avevamo detto prima. In una società dove adesso non puoi più dire a nessuno cosa potrebbe essere carino, brutto, bello, in base alle sue caratteristiche, quindi dare un consiglio tecnico, non basato sul gusto, ma sul discorso tecnico, puramente tecnico, di dire no, guarda, se hai il collo troppo tozzo, non conviene fare questo taglio o quell'altro taglio, non si può più, perché però rimane quella cosa che poi senti ancora qualcuno che io vorrei, ma chissà cosa dicono, se vedono la rasatura, se e allora rimane, diciamo, l'opzione, un taglio dove si può veramente fare qualcosa di particolare,
ma senza renderlo visibile a tutti. Poi, quando uno vuole, alla sera, nell'occasione, quando si vuole, allora si fa un minimo di coda, si tirano sui capelli e si fa vedere la parte con la sfumatura, con la rasatura. Vedete che non viene fuori assolutamente l'attaccatura dei capelli, quindi se ci fosse anche una rasatura minima rimane coperta. Vedete che comunque la linea c'è, anche ottenuta abbastanza in modo semplice, senza bisogno di fare divisioni, geometrie, poi per i puristi sicuramente, o per carità, anche noi se a Londra, quando ho fatto il primo corso con i Vidal Sassoon, se facevi un discorso del genere, perché per fare un taglio ci voleva almeno un'ora e un quarto, perché dovevi dividere ciocca per ciocca e creare delle geometrie. Per carità, se fatto bene, veniva perfetto, cioè delle geometrie veramente portate al limite. Ma noi, essendo italici, io essendo italico, se si può ottenere lo stesso risultato con meno tempo e meno fatica, perché no? Ok, ora anche qui andiamo a dare un po' di movimento per non avere la caduta piatta del capello. E comunque, anche se poi viene lavorato con la piastra, non è male l'effetto. E si evita anche lì quello che diceva prima, Altea, dell'alzarsi. Altea, lei come vede l'andamento dell'Art Fetish in questo periodo? In che senso? Anche lei ha notato una certa moscitudine? Sì. Nell'azzardo, nel voler cambiare. Moria proprio, non moscitudine. Quindi anche per strada, tra le sue amiche. No, c'è un po' di piattume in questo momento. Anche te appartieni, fino a poco tempo fa, eri anche te nella lista del tanto non esco, tanto chi se ne frega se il capello gli faccio una coda e lo tiro su. Allora, diciamo che è molto più comodo il capello lungo perché lo leghi, lo tiri su, però richiede tanta cura, non è vero che non richiede cura. Vabbè, per forza di cose, il capello... Allora, torniamo a cose dette, ridette, trite, ritrite. Quando tu vedi dei capelli lunghi, dici che bei capelli lunghi, non dici che bel taglio lungo, perché vuol dire che non hai più di tanto ricerca o esigenza del taglio, ma è l'esigenza della cura del capello, della qualità del capello, sia come colore e proprio come salute del capello. Un bel capello lucido è indispensabile sul capello lungo. Un capello lungo, secco, arruffato, spento, senza vita praticamente, è veramente antiestetico, bruttissimo. Poi che si dica, ognuno può fare quello che vuole, però io posso anche dire è brutto, punto, fine. Voilà! Allora, adesso? Sì, adesso va. Cioè dalla serie, voi vi ricordate, ha detto, oltre le spalle, siamo saliti sulle spalle. Va benissimo. Eh?
Adesso poi lo piastro un pochettino. Lo piastri? Sì. Però, com'è? Va benissimo. Sembri già più giovane comunque. Il capello lungo, ragazzi, un pochettino in vecchiuzza, eh? Diciamolo. Allora? Va bene. Ragazzi, come ho detto prima, this video is the start, is not the end. Quindi, da qui in avanti è facile che ci vediamo un po' più spesso, eh? Beh, potremmo anche fare dopo una piccola rasatina dietro la nuca. Adesso fammi prendere fiato perché ho fatto due tagli praticamente, eh? Ah! Pigia, see you later. A dopo!